I'm a field crew member in MED-18, the Mars analog mission in the desert of Oman, and I am the field crew liaison for the experiment Cortex Dream. The most critical points for a simulated Mars mission is the isolation and the time delay you have with the communication. So it is very important to have an experiment like Cortex Dream with us, that we have microgreens which we can actually eat at the end of the experiment run. We're all looking forward to eat fresh microgreens in 50 days, and we will have it really a big, great meal with them. Il tema dei sistemi biorigenerativi è un tema cruciale nella prospettiva dell'esplorazione umana dello spazio. Per questo motivo l'Agenzia Spaziale Italiana promuove iniziative di ricerca e di studio in questo settore disciplinare, in cui si inserisce anche l'esperimento Cortex Dream. Uno degli obiettivi è quello di cercare di colmare il divario tecnologico che ci separa dalla realizzazione di sistemi di coltivazione che sono adatti al pianeta Marte, dove le condizioni ambientali sono molto diverse da quelle presenti sulla Terra, ad esempio in termini di temperatura, di pressione, di ridotta gravità e anche per le caratteristiche intrinseche del suolo marziano. Il ruolo dell'ENEA in questo progetto è stato quello di aver messo a punto e sviluppato un prototipo per la coltura di microverdure. È stata messa a punto una soluzione nutritiva ottimizzata per esaltare le qualità nutritive delle specie scelte in questo esperimento, e sono stati messi a punto dei metodi ottici non distruttivi per la valutazione della qualità nutrizionale del prodotto. Questo prodotto verrà dato, sarà di supporto all'alimentazione degli astronauti della base. Il mio ruolo in questa attività è dovuto al fatto che in passato ho avuto esperienze con moduli di sopravvivenza gonfiabili in luoghi estremi. Di conseguenza la collaborazione con ENEA è avvenuta in questo modo. ENEA in qualche modo cercava una persona che avesse esperienze con moduli di questo tipo, e quindi io ho portato all'interno di questo esperimento le mie conoscenze. La tenda che vediamo qui in particolare non ha le capacità e le peculiarità che aveva la tenda che abbiamo portato in Antartide, perché quella era una tenda che doveva resistere a temperature estreme. Mentre questa tenda è stata modificata per poter avere un comfort all'interno sia per le persone che ci lavorano che per le piante. Tant'è che abbiamo dovuto anche modificare il tetto, poiché il sole diretto nel deserto avrebbe creato dei problemi di surriscaldamento. E di conseguenza i tubolari che vedete sopra ci danno la possibilità di avere un flusso continuo di aria, in modo che la temperatura all'interno sia vivibile e quindi di conseguenza avere dei buoni risultati con l'esperienza.